Storia e turismo per il futuro dei nostri figli. È questo il tema odierno dell'incontro organizzato dall'Associazione Genitori Tarantini, le Domeniche dei Tarantini, proprio per sensibilizzare a sfruttare tutte le altre risorse che sono alternative rispetto alla grande industria assassina, rispetto all'ex Ilva. Quando ci si domanda se chiude l'Ilva come si fa, voi domenicalmente ci state dando queste risposte. E oggi quindi, oggi fari incentrati sulla cultura e sul turismo. Sì, innanzitutto voglio dire che le Domeniche dei Tarantini non sono organizzate solo dall'Associazione Genitori Tarantini, ma anche da altre associazioni. C'è proprio un cartello. Sì, è liberi e libere cittadini e cittadine che ci stanno dando una mano. Per quanto riguarda l'appuntamento odierno, sì, focalizzeremo l'attenzione su vari aspetti che possono rilanciare questa città per un futuro ecocompatibile, un futuro che non faccia partire i nostri figli per altri lidi senza biglietto di ritorno. E noi siamo fortunati ad essere tarantini, ad abitare in questa città, perché questa città è... Fortunati e sfortunati. Io ritengo fortunati perché... però dobbiamo fare un punto fondamentale da chiarire, è questo. Si dice, perché ci vogliamo sempre far male noi, no? Siamo autolesionisti, che Taranto non è solo Ilva. Oggi dimostreremo con esperti appassionati che interverranno che Taranto non è Ilva e Ilva non è Taranto. Questo bubbone cancerogeno che ci hanno voluto appioppare e che sta, come dire, decimando i tarantini. E annullando, una piovra che li sta proprio avviluppando. E annullando anche le speranze di un futuro migliore. Ecco, questa non fa parte di Taranto. Noi dobbiamo dire al mondo che Taranto non è Ilva e l'Ilva non è Taranto. Abbiamo gli strumenti per poterlo dire, oggi li ascolteremo attraverso le parole di esperti appassionati, innamorati, e voglio dire, è l'amore che muove le cose, ma soprattutto attraverso la conoscenza questo amore si deve trasformare in passione, e la passione sicuramente, oltre al muovere le cose, le può cambiare. Questo è il nostro messaggio. Emilia Albano dell'Associazione Genitori Tarantini, un modo per combattere la grande industria, l'industria che uccide, ma anche per valorizzare le nostre risorse, riappropriarci della nostra tarantinità attraverso la cultura ed il turismo, quei beni naturali e storici che abbiamo in dote e che non sappiamo sfruttare adeguatamente. Eh sì, è proprio per questo che siamo qui oggi, come abbiamo già fatto e come continueremo a fare, perché non è giusto, è vero, parlare soltanto di fumi, di veleni, che ci siano, è vero, e che dobbiamo combattere, è vero, però dobbiamo fare in modo che si abbia la consapevolezza dei tesori che abbiamo, del patrimonio che abbiamo, sia dal punto di vista culturale, che dal punto di vista, ma da tutti i punti di vista, abbiamo mare, abbiamo archeologia, storia, cultura, enogastronomia, è questo quello che dobbiamo sfruttare, è questa l'industria che vogliamo e da cui vogliamo ripartire.